Fabrizio D'Abbuno sta ospitando la diretta. 0 ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Uno RGK539 sta ospitando la diretta. 0 ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Agri Trattino Basso Angelo sta ospitando la diretta. 0 ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Fabrizio D'Abbuno sta ospitando la diretta. 0 ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Fabrizio D'Abbuno ha effettuato un raid. 1 raiders entrati nello stream. Benvenuti. Buon pomeriggio a tutti. Eccoci qua. Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Farming Simulator nella mappa DLC Alpine. Alpine o Alpine. E anche oggi andiamo avanti con le nostre sfide. La sfida vera e propria è quella di aumentare il capitale della fattoria e di mandarla avanti. 1RGK539 ha effettuato un raid. 1 raiders entrati nello stream. Benvenuti. Grazie a tutti. Ed eccoci qua, vediamo un po' se si sblocca. Eccoci qua, buon pomeriggio a tutti, eccoci qua, salve a tutti. Allora, Fabrizio D'Abbuno ha effettuato un raid. 1 raiders entrati nello stream. Benvenuti. Ok, eccoci qua. Allora, vediamo un attimino alcune ultime cose. Ok, perfetto. Allora, l'ultima volta ci siamo lasciati che avevo costruita la stalletta qui, l'allevamento dei cavalli, per cercare di guadagnare qualcosina dalla vendita dei cavalli. Un attimo di pazienza, chiedo scusa, ma diventa un po' problematico qui. Allora, ciao Agri Angelo, benvenuto alla live, scusa se non ti ho salutato prima, ho fatto un saluto generale. Ok, I cavallucci sono questi qui, sono belli e robusti. Ok, allora continuiamo con quello che stavamo facendo la volta scorsa. Allora, l'ultima volta che sono venuto qui ho seminato, ho arato, ho seminato, ho comprato, riepilogo, il Turbo Star. Poi ho preso un aratro da 10 metri e basta. Poi ho seminato i campi 14, 15 e 16 che li ho resi un solo campo, l'unico grande campo, con dell'orzo, perché poi avrei intenzione di acquistare un pollaio e guadagnare qualcosina con le galline. Allora, qui diamo un'occhiata. Perfetto, fertilizzato al 100%. Ora vado a passare il diserbante o l'erbicida, che adesso tocca andare ad acquistare dal venditore. Allora, perfetto, ne prendiamo 2000 litri, vabbè, per il momento ne prendo uno, perché dovrei avere ancora 500 litri. Allora, chat, anche voi state aspettando l'uscita di Farming Simulator 22? Anche io, sinceramente, anche perché vorrei vedere effettivamente quali sono le reali differenze e quali sono le modifiche che eventualmente hanno apportato al gioco. Poi soprattutto per i mezzi, perché se non erro hanno inserito qualche mezzo nuovo. Noi qui tagliamo, tanto più avanti c'è la nostra proprietà. Qui dove ci sono i cavalli ovviamente ho messo un silos multifruit, nel quale poi caricherò tutto il necessario per far crescere i nostri amati cavallozzi. Che una volta cresciuti dovrebbero fruttare 50.000 paparelle. Ovvero 50.000 euro. Speriamo di riuscire a metterli tutti, questi 2.000 litri. Ah, per 100 litri. Mi ha fregato. So everyone, welcome to the stream. Today we will go on with our job. I will try today to earn much money as possible. I will try to reach the €1,000,000 or dollar if you like this. So in last live stream I bought the Turbo Star. And I built the horse stable. So now I have begin the job here. Allora adesso cominciamo a diserbare il terreno preventivamente per evitare di perdere parte del raccolto quando poi inizieranno a crescere le piantine. È un lavoro che va fatto, diciamo, forse dopo, ma per, come dire, agevolare un pochettino il tutto. Per il momento lo farò questo lavoretto prima. Vediamo un po' i semi di soia. Aspettiamo un altro po'. I'll wait before selling soya bean. I will wait when the price will be the higher possible. And I have a lot of soya bean to sell. Andiamo avanti con il lavoro. We have gone working very hard. In this series I use an electrical harvesting machine, and it's this one. You will find later in this video in the description the link where you can download the electrical one. And if you are watching this video on YouTube, you will find all the link in description, below in the description. You will find the links for my social media and all the mods I used on this map, and you will find as well Farming Simulator 19 discounted by the 50%. Per gli amici che guardano questo video, qui su Twitch nelle descrizioni del video troverete il link per i miei social media e il link dove poter scaricare la mod della miticaccio elettrica che si ricarica alle colonnine, queste qui elettriche, della mappa. Abbiamo riparato il mezzo per il momento, abbiamo speso 875 euro. We fixed the vehicle and we paid 870 euros. Now we will try to, we should be earned by selling soya beans, but at the moment they are growing up, the price is growing up. So I'll wait before selling them. chat la musica com'è, è troppo alta o va bene così? Ah sì, soft gaming. Benvenuti a tutti, welcome everyone. Thank you for the hosting, the rate and the bill to be here. It's my honor. Grazie per l'hosting, il rate, ma soprattutto grazie nel darmi l'onore di avervi qui nel canale. Come al solito pulirò un po' intorno al campo e poi manderemo la crescita delle colture a velocità maggiore. So before harvesting I will clear and cut I will clear around the field, the big field, or the three big fields. Then I will accelerate the time lapsing for let growing up the plants. dopo poi, prima di raccogliere, prima della raccolta vi porterò a guardare un po' la fattoria. So before harvesting I will let you visit my farm. It's not a big farm, it's so small, but I hope that one day we will grow up. I've got the intention of buying a chicken coop. Sorry, this is a lapsus for me because I try to speak a language that is not mine. I know. I apologize for this. Nobody is perfect. Uelà, Ilste, carissimo, ben ritrovato. Quale onore e quale buon vento ti porta da queste parti. Tutto bene, oggi qui si sta sui campi. A te com'è la situation? Mi auguro che tu abbia passato una buona domenica, una buona mattinata e abbia fatto un buon pranzo dopo poi si fa anche la famosa pennichella. Diciamo così, lo stand by tattico. E oggi qui mi trovo con dei mezzi un po' di fortuna. Il sushi non l'ho mai assaggiato, però sono una di quelle persone che se non assaggia, se non prova, non dice non mi piace. Sono curioso di assaggiarlo. Molti lo mangiano e sinceramente mi è venuta la curiosità di capire come dire, che gusto ha, che consistenza ha. Posso intuirlo, sicuramente è qualcosa di molto particolare e sicuramente lo assaggerò. Immagino che tu sia un come dire, un fan del sushi, immagino. Sushi, bello. In molti mi hanno detto che è particolare come pietanza. Ma quindi tu vivi all'estero? In Giappone sei? Visto che ti fai una scorpacciata, mi fai pensare che sei nella patria del sushi. O forse hai trovato un buon preparatore di sushi. Io sono una di quelle persone che non dice non mi piace se non l'ha prima assaggiato, non guardo molto a quella che è la forma, ma preferisco la sostanza, per cui we have to taste food before saying is good or not good. E poi, come si dice, non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace. De gustibus. E quindi io assaggio e poi dopo dico sì, è il mio genere, il gusto è del mio genere oppure è fuori dal mio genere. E perché bisogna considerare anche un altro fattore, che non è che le pietanze così con uno schiocco di dita si preparano da sole. C'è sempre chi impiega il proprio tempo nel prepararle, e quindi il fatto di, come dire, di dare un giudizio non positivo a qualcosa che è stata fatta con sacrificio, con passione e soprattutto che impiega il tempo, non mi permetto mai e non mi sono mai permesso di dire sta cosa non mi è piaciuta, anche se magari il gusto non era molto gradito. L'ho mangiato perché sarebbe una mancanza di rispetto nei confronti di chi prepara queste cose. Se sono io invece che la preparo, posso anche dire l'ho fatta una zozza, e quindi diciamo posso anche, come dire, darmi un 4. Tu di dove sei? Magari se ti va di dirmi la provincia. Ilste, se sei ancora in chat. A me penso che si sente la pronuncia. Io sono di Milano Sud. Sto molto più a sud di Milano. No, scherzo. Sono della provincia di Napoli. Sono a un paio di chilometri in linea d'aria dal primo quartiere di Napoli. Che calore, appicciato sto ventilatore, che calore. Appicciata almeno mezz'ora. This is a kind of improvisation, singing any ironic songs in a Neapolitan language. And this song say, what a hit. Please switch off the ventilator, the fan. Gypsy Fint. cerchiamo di fare un lavoro decente, perché qua se non riesco a recuperare un po' di spese vendendo i semi di soia, eventualmente potrò rivendere parte del raccolto dell'orzo qui. Under pressure, putting down me, putting down you, no man has one. Stara say it's okay, number one. This is one of the new machinery that I bought in the last live stream. Ok, now I'll cut the grass around the field. Tara says, parcheggio temporaneamente qui. I will park temporarily here. L'ho preso il palo. E non solo questo. Ok, allora Adesso cominciamo a tagliare il prato intorno al campo. So now we will start cutting the grass around the field. Let's go. Andiamo. Ah, ecco, avevo staccato il microfono. Dicevo, ben ritornato. Allora, mi hai fatto bene a ricordarmi, perché mi sono completamente dimenticato di attivare il microfono. Dicevo che ho terminato di diserbare il campo e adesso sto facendo un po' di pulizie intorno ai campi o al grande campo, intanto perché l'erba che raccolgo poi là nei macchinari mi produrrà insilato e poi in un essiccatoio mi produrrà anche del fieno, cosa che poi mi tornerà utile per preparare il pastone alle amiche mucche che sono in farma e che appena poi inizierò a scaricare il tutto vi porterò anche a vedere un po' quel poco che c'è in fattoria. So in this moment I am cutting the grass around the field. And then I will use the grass for preparing the cow food. Esatto, sì. E pensa che le vaccozze in questa mappa il latte paga molto bene. E a proposito mi ha fatto ricordare che devo tenere d'occhio il prezzo dei semi di soia, perché se riesce a superare i 2000, mi pare 2600 euro ogni quintale, dovrei avere circa una cinquantina di quintali nel silos e dovrei riuscire a recuperare 250.230 ai 250.000 euro. E quindi facciamo l'utile e il dilettevole. I'll take an eye when the price of soya bean is around 2,700 euros, and I will try to sell a lot of soya bean. I will earn at least 250 euros. Sì, poi vedi anche il carrellino dietro qua che ha la lancia che ti permette di scaricare, ed è questo qui. Allora vediamo un po', eccolo qua, è l'ISAR, si chiama Auger Master, si può configurare in diversi modi, questa e quella lì diciamo normale. Poi questa è qui quella che ti permette di collegarla, avere un asse un po' più lungo, quindi rimorchio alto, semi rimorchio, e se ci fai caso 60.000 il semi rimorchio, 43.000 così e 43.000 così, quindi varia anche in base alla configurazione, oltre alle gomme, il tipo di gomme Mitas che monta questo qui, e poi c'è la luce di riempimento che sarebbe questa luce che tu vedi qui rossa, indica che il cassone è pieno e quindi necessita di essere scaricato, e noi lo scarichiamo con un signor camion. Ladies and gentlemen, please stand up for the Turbo Star. Ha voglia, la capienza, però siccome lì la utilizzo attaccata alla trincia, diciamo che è un po' scomodo mettere il camion dietro a seguirla, però se insomma c'è qualcuno che ti affianca, allora sì, puoi sicuramente utilizzare quella da 60.000, ma qui abbiamo 80.000 litri di capacità in questo qui Farmstar, che è questo qui. Ora faccio vedere. I am using in this moment. This trailer. With the Turbo Star. Ora ci spostiamo, facciamo continuare continuiamo qui a pulire e poi dopo andiamo a scaricare il camion. So I will finish cleaning around here, cutting the grass first, then I'll go to discharge the trailer, and we will do a visit to the little farm. E il Farmstar è ottimo. E 80.000 litri. Poi c'è la mod del rimorchio americano che è all'incirca mi pare 100.000 litri. L'unica cosa è che in animazione, forse lo fa soltanto a me, quando scarica il rimorchio quello c'ha la rampa che spinge in avanti il materiale depositato all'interno del cassone, è come se non a livello 3D il contenuto del cassone non otticamente non fluisca e defluisca con una con un metodo diciamo logico. So Ilste 05 say that you usually esatto, is often usually use the mod Farmstar and is right because this mod is very well done. Maybe this version has a little visual effect that will not so real, but it works well. It's a very good trailer. This is only the effect of 3D animation, but the other things are very okay. Si parte, let's go. Il Turbo Star, la mod, quell'altra lì, è migliorata tantissimo, e questa qui oramai, questa del Turbo Star l'ho sempre portata in tutte le mie live di farming, e praticamente da quando ho iniziato ad utilizzarla che poi non ne ho fatto più a meno, perché è una star. Turbo Star è sempre con te. Come citava un vecchio sponsor spot televisivo che non si può fare il nome. Allora io scaricherei giusto una nicchia qua di erba. A 50.000 chiudo. Ok. E il resto fieno. Ora però qua andiamo in retromarcia senza salire in farm, che là piano piano, e qui facciamoci un po' più avanti. Nel frattempo che scarica, during the unloading I will show you my little farm. Farm si fa per dire. Cioè, al momento le mucche in questa mappa sono come l'oro. The cow in this map are like the gold. That's because on this map the milk pays very well. Su questa mappa pagano bene, 2.600 euro, quasi quasi. Che dici, vado a vendere un po' di latte? Io qua dovrei avere 25.000 litri, io direi di venderne. Questo quant'è? Mi pare 10.000 litri, quant'è? Qui mi sono scordato. Vediamo un attimo. Allora, io direi di venderne un pochettino, però non mi ricordo. Ah, forse animali, vediamo. No. Carrelli? No, queste facciamo così, faccio prima. Andiamo su DAF. Beh. Vabbè, facciamo un primo pieno e vediamo quanta è la capienza. So now we will sell a little bit of milk that on this map. Is very well paid. Quasi quasi. Vendiamo un po' di questo lattuccio e recuperiamo qualcosina. Effettivamente mi è venuto a costare un bel po' il maneggio. Ok, perfetto. 25.000 litri di latte. Vediamo quanto riusciamo a guadagnare. So, let's see how much I will earn selling 25,000 liters of milk on this map. Let's see who pays much. Lish Chocolatier che là. È sempre il solito cliente che paga sempre molto di più. This is the only guest that pays a lot and so much the milk. This one should be a chocolate farm. Questa qui dovrebbe essere una fabbrica di cioccolato, se non ricordo male. Scarichiamo, vediamo un po'. 65.000 euro, grande grande Ilste che mi hai consigliato. Ti devo una scorazzata sui cavalli qua. A gratis. E non è finita qua, perché forse appena sale il prezzo dei semi di soia rientreranno altri soldini. Shouldn't be not finished. We will earn other money selling soya beans. Però voglio vedere un attimino se le vacche hanno bisogno di qualcosa. Devi sapere, Hilda, che io queste vacche, queste mucche me le coccolo dal primo giorno in cui ho iniziato farming qua. Non le faccio mancare nulla, nemmeno un mezzo litro d'acqua. Faccio sempre il pieno. Ah, questo è un Allora, questo qui che adesso sto utilizzando è un carro miscelatore, però poi c'è anche la mod, questa qui, che crea il pastone automaticamente. Basta inserire 30.000 litri di fieno, paglia ed insilato e poi produce 90.000 litri di razione mista. So this one is mix ratio food for the cow. You have only to full of hue, straw and silage and it produce 900,000 liter of cow food. Oui. E questo è tutto oro. Si sente un po' l'odore, però questa sui campi produce è qualcosa di incredibile. Allora, let me see, razione mista ancora, ok, diamo un'occhiatina all'acqua che con questo caldo non deve mai mancare. Ok, poi io in pratica metto la razione mista nelle vasche dove le vacche mangiano e poi man mano che va avanti il bisogno tipo di erba, queste cose qui, va a ridursi, perché erba o fieno va a ridursi perché è già contenuta nella razione mista. So I don't give too much importance to the other needs of the cow, because when you let them mix ratio, you give them the most rich food. So I don't mind the like this, it's important the ratio. So now okay, now let's go on. For me the cows on this map are gold, so that's why I keep them safety and I give all they needs with love. So now let's go on. Andiamoci. Allora, adesso sistemiamoci questi mezzi. Ok, perfetto. Con che cosa si guadagna di più su questa mappa? Al momento latte e semi di soia. Okay, so with what do you will earn so much money on this map? Milk and soya beans. Remember. Guarda, Ilste in realtà non mi sono fatto ancora un'idea, perché devo toccarlo con mano. Se non tocco con mano non posso dire realmente ciò che penso, perché mo così, visto così, sai, è qualcosa che non ti lascia bene l'idea, però mi sembra, così ad occhio mi è sembrato migliorata leggermente la texture. Ho notato che dal gameplay la texture dell'orzo e del frumento rispetto a quella attuale è molto più realistica. So Ilste 05 say what about by me with Farming 22. I say that I can't see anything before I can see by my eyes, but I saw in the first gameplay, I saw that the texture is so real. It looks like what you see in reality, in real life. So this is quite good for me. Hai capito? No, Ilste? La domanda che mi hai fatto è tosta, veramente tosta. So this harvest machine, this is electrical. You can charge battery with the column, electrical column, that you can find here on the map, that this is this one. This one you find in the Alpine farming pack. Fully compatible. Si stava quasi ribaltando la trebbia a causa della lama. The harvesting machine was yet to go upside down because of the cutter was a little bit shaking. Allora, apriamo il tutto, ci mettiamo in posizione e poi ci prepariamo a mettiamo il gioco veloce e iniziamo a raccogliere. Se no, I'll make your game rolling faster, then we should grow up. Anything here? Okay. Okay, now I will try to make you a tour flying in this map to see out how it looks like by the air. There. Let me see come che si fa flight state. Ok, let's do a fly tour on the map. This is the field. This is a big field that I those are three fields, field 40, 50 and 16. I have now I made only field, one big field. Let's see, like a drone, I'm flying like a drone. I believe I can fly. E questa qui è la città vista dall'alto. Il parco, la villa comunale, la chiesa, e poi ci sono un po' di costruzioni qui. Poi qui c'è l'albergo. This is the hotel. This is the river, rolling, rolling, rolling on the river. Questa è una mod che si trova nel mod DAB e ti permette di avere la super forza, ti permette di poter volare e quindi dà un effetto come se fosse un drone o un aereo. Questo è un altro punto di scarico. Esatto, bravissimo. Questa è la stazione dove si può depositare il raccolto oppure trasferirlo all'altro punto di vendita. So this one is the station, and in this station you can put your material for loading the train or selling on the other selling point on the station, on the ferry road. But now let's go back Ritorniamo indietro, ovviamente, e mettiamo un po' il tempo un po' più veloce a scorrere, visto che questa è la famosa canzone che dice GG robot d'acciaio. Facciamo un bel atterraggio, dai. Opla! Vedi come corre l'aereo qua. Allora ripristiniamo il tutto, perfetto. Nel frattempo vediamo i semi di soia quanto li pagano. Mia, appena in tempo l'abbiamo venduto, grande il latte qua. Vediamo un po'. 2,8, 3.000, no, bisogna venderlo. Qui si fanno un sacco di soldini, ora vedrete quanti soldini cadranno all'interno della nel conto in banca. Now we will see, we will sell soybean and we will earn a lot of money. A lot of money, so we will learn. Let me see where is mulino. Ok, è proprio là vicino, so it's where is the selling point is the one near the field. So as we Napolitan say, cas e putica. So when you go, for example, you go work, then you come back home and you don't go anywhere. In realtà questo viene da una parola tedesca, apotheke, che sarebbe apoteche, che non è altro che il negozio detto in tedesco. E infatti il napoletano, nella lingua napoletana ci sono tanti vocaboli di lingue straniere diverse, fra cui anche il tedesco. GG. Andiamo a recuperare un po' di soldini, che sono la bellezza di almeno 2 settimane di live che aspettavo questo momento. It's 2 weeks of streaming that I was looking for this moment, selling the soya beans for earning a lot of money. Allora, Fortnite non ci ho mai giocato, però so quello che penso, che chi gioca a Fortnite è uno che fa tante cose insieme, perché mentre devi sparare devi ricordarti la posizione dei tasti, dove tu poi devi costruirti la barriera, tutte queste cose qua. È tosto. Se dovessi giocarci io non credo, non sarei assolutamente all'altezza del gioco, perché sono un po' più tattico. Mi piace tipo Sniper Elite oppure Battlefield, la sto iniziando ad apprezzare, soprattutto Battlefield 1, ambientato diciamo così nel passato. Ci ho giocato recentemente, mi è piaciuto. Infatti da quando inizio a fare stream forse è uno dei giochi che mi diverte ancora giocare extra time, cioè per spasso e non tanto per diciamo così per un fatto di professionale, diciamo così, anche se la parola professionale non mi si addice, però a farlo ecco in maniera un po' più attenta ed oculata. Quindi immagino che tu sia un grandissimo giocatore di Fortnite. Ah, vabbè, certo, a livello di grafica, oddio, un po' così, però non, diciamo che non è nel mio genere stile di gioco, quindi non è che li prendo in considerazione i giochi che magari non mi garbano particolarmente. Mulino per grano. Vuoi vedere quello della stazione là? Sì, è proprio quello della stazione. Ok, quindi devo andare a depositarlo. Allora, la prima cosa, devo abilitare la guida del treno. Beh, sono cambiati i tempi. Sicuramente a 6-7 anni noi potevamo sognarcela, un computer o un qualsiasi tipo di computer in generale. Io personalmente sono cresciuto con la non tecnologia avanzata, quindi ti parlo che il computer all'epoca per me è un po' più avanzato, prima del computer decente, era il Commodore 64. Come si dice in gergo, c'ho una certa intesa come età e quindi non sono vecchio, però diciamo che ho vissuto un po' il cambiamento tecnologico dagli anni 80 fino ad oggi. Però poi se giustamente paragoni ai giochi, diciamo, un po' più impegnativi graficamente, è sicuramente non particolarmente complesso, però piace e quindi evidentemente un pochettino alle persone garba. Allora, qui depositiamo e poi quando ci dirà che il treno è disponibile passeremo a scaricarli. Treno? Dove sei? No, il treno non passa ancora, quindi bisogna aspettare. Vediamo un po'. Sì, al momento questo è quello che li paga meglio. Quando passa il treno. e se passa. A proposito di forbici arrotondate, non so se tu ti ricordi un programma televisivo che trasmetteva sulle reti Rai, si chiamava Art Attack, con il mitico Giovanni Mucciaccia. Fatto? Ragazzi, che spasso, non so voi se lo conoscete, ma Art Attack, ma guarda, era un programma veramente. Giovanni Mucciaccia era di una simpatia incredibile, mi faceva morire da ridere. Ma Art Attack poi era bella, perché poi, anche se un po' grandicello, però mi divertivo a guardare la trasmissione. Trasmissioni così le fanno, ma sono veramente poche. Teniamo un po' d'occhio alla crescita qua. Eccolo qua, blocchiamo un attimo, eccolo qua. Ora fermo il treno sotto la stazione e vado a vendere il contenuto. Per adesso finisco prima di scaricare. Il silos. Lo spegniamo, altrimenti ci dicono che consumiamo inutilmente l'energia. So, when you want to sell here, you must load the train here in this station on or on the in the other one. That is far from here. Ilste, non so come mai, ma tu oggi mi stai portando veramente fortuna. Ti ho detto 2 settimane. Erano 2 settimane che non riuscivo a far salire nel gioco, non saliva il prezzo dei semi di soia. Devi venire un po' più spesso in live. È incredibile, ti ho detto, stavo aspettando sto momento da 2, anzi forse sono 3 le settimane, no, 2 settimane sì, perché una parte di questo materiale io già l'avevo raccolto. Allora andiamo, sì, andiamo per la strada di là, e se tutto va bene qua dai 60.000 dovrebbero arrivare altri 200 e passa mila euro, e dovrei respirare un po'. Perché poi dovrei molto probabilmente prendere un'altra trebbia per raccogliere qua. Oh, quasi sicuramente, o meglio molto probabilmente prenderò il pollaio o bullar, come si dice nella lingua napoletana, e questo mi permetterà, vendendo le uova, di guadagnare una cusarelli sordi chiù, ovvero un extra, e che le uova insieme al latte qua pagano bene, ma le uova in generale su farming le pagano bene. So soybean and eggs are well paid here in farming, but they pay as well eggs and soya bean. I will learn selling soya bean at least 250.000 euros. La cosa che mi fa arrabbiare no, però mi infastidisce la scarsa educazione nelle persone e l'arroganza. Quella è una cosa che c'ho un'intolleranza che non ha idea, un'intolleranza proprio che è più forte di me, proprio non mi scende, soprattutto da chi magari occupa come dire posizioni importanti, e solo per il fatto che come dire al capo di qualsiasi cosa, come si dice dalle mie parti, si atteggiano poco, nel senso che un po' fa un po' come dire se la tira, e quindi questa cosa non è che mi piaccia tanto. Io poi quando capisco che una persona è fatta così ne prendo le distanze, ma per un semplice motivo, perché io sono fatto così. Se una persona poi non mi sta particolarmente simpatica, io non riesco a fingere, ecco, che mi sia simpatica, non ce la faccio, più forte di me, e quindi di conseguenza mi allontano un po'. A te invece? Andiamo a caricare il treno nel frattempo. Non so se l'ha già caricato. Poi Ilste ovviamente poi ha imparato anche ad utilizzare metodi per rispondere in maniera corretta ed educata, e quindi non mi arrabbio, ma semplicemente lo faccio capire. Poi ognuno, come dire, è libero di eventualmente dissentire. Però non me la prendo più di tanto. Penso proprio che giusto questo voglio vendere. Un po' di semi di soia di scorta me le lascio. ecco, mi sa che è giusto giusto, 160.000 litri di semi di soia. Ok, 180.000, ok. Andiamo a vendere. Qua dovremmo recuperare un bel po' di soldini. Pista, fate largo. Scusate, ma abbiamo una consegna urgente da fare. I'm sending an SOS to the world. I'm sending an SOS to the world. Hai visto quanto abbiamo guadagnato? 542.000. Ecco perché mi sono fatta una bella scorta. E quest'altra roba, quest'altra qua invece la lascio nel silos. No. €580.000. E ora direi che quasi quasi manderemo un po' il tempo più veloce avanti. Che mi sembra che ancora deve maturare. No, è già matura. Vediamo. No. Mamma mia, che svista. Fammi un attimo. Eh sì. Aiaiai. Sto facendo danni. I am making a mess here. Oh burdella, guagliù, facciamo a muina. Il stemma tu a me non mi hai detto però cose che non ti piace, va? Diciamo così, qualcosa che ti rende particolarmente non sereno, ecco, usando un termine un po' più soft, software. Intanto con 580.000 euro abbiamo recuperato le spese vabbè dai, un bel problema quando si trebbia di notte. Allora la paglia l'ho attivata, paglia si è attivata, ok, direi di no, disattiviamola così mi fertilizza il campo. Taco. Il vero soft gaming è solo su DAB Logistica. The real soft gaming is only on DAB Logistica 1 channel. Stavo rischiando di bruciare tutto di buttare tutto il raccolto. I was losing all the things I planted. Questa trippia va benissimo, Liste, scusami se ti rispondo solo ora. È identica e precisa la Fend, quella lì al gasolio, la 7, con l'unica differenza che è elettrica, quindi se come me non usi la mod, quella per produrre il biodiesel, diciamo che questa qui a parità di costi di energia, un pieno con batteria quasi completamente scarica, quindi l'ultima tacchetta, quella sottile, mi è costato €200, mi pare, di ricarica alla colonnina. Poi è silenziosa. Questo è ciò che si sente. Ho ridotto un po' il volume, però il volume del gioco, però è molto silenziosa, questo sì. Questa mod non si trova sul mod hub ufficiale, però se scrivi electrical, come si chiamava? Electrical Harvesting Alpine, qualcosa del genere. Ok, e quindi non c'è nulla da dire. Allora io direi che qua prendo il mitico Turbo Star, prendo questo piccolino qua, ecco qua. La differenza fra questo e quell'altro lì è che qui all'interno del camion si accendono le luci nel quadro, anche se di questa mod qui c'è anche la versione che permette di trainare un rimorchio, quindi c'è tutto, c'è nelle varie scelte. Ora ti faccio vedere. Allora, questa qui ecco qua, se non mi sbaglio, no, mi sbagliavo, ok, come non detto. Ah, mi sono confuso con l'altro, sì, l'altro invece, eccolo qua. Aspetta, sì. Questo è il 38, sì, ok. Chiedo venia, I'm so sorry. Da quando ho trovato, mi sono appassionato al Turbo Star, o su Farming oppure su Euro Truck, lo porto sempre. È diventato il camion porta fortuna. Infatti io la settimana, il martedì, il primo stream che faccio lo faccio su Euro Truck con il Turbo Star, quello lì che ha creato Ralph Garage, e ho notato che visualizzazioni in registrazione è ben gradito, molto gradito. Ovviamente essendo io uno streamer con un format non particolarmente, come dire, appetibile, le mie live non fa grandi numeri di visualizzazioni, però anche dalle visualizzazioni su YouTube il Turbo Star tira. Garba, come dicono gli amici toscani, come dicono i miei amici Fairbus 08 e Barba Bianca, due amici toscani, due simpaticoni. Non so se li conosci pure tu, o probabilmente li avrai sentiti nominare. Ciao Barba Bianca, ciao Fernbus. In questo momento sto utilizzando una mod che dagli scarti di produzione della trebbia, cioè questa polvere, diventa fertilizzante. I am using a mod that with the discharge of the harvesting will converted on fertilizer. So in this moment my ground is at 50% fertilized. Sì, ho la fortuna anche di avere persone anche non italiane, e quindi per non farli sentire discriminate e un po' messe da parte, ecco che sfoggio il mio inglese maccheronico, e quindi è per questo che ogni tanto mi senti parlare anche in inglese. Oh, inglese, oddio, questo è forse non è proprio inglese, però diciamo me la caviglia, e quindi cerco di accontentare un po' tutti quanti. Ilste 05 asked me if there are English people that follow my channel. I say that I am very proud to have follower in my channel, not Italian, and I try to communicate with you talking a kind of English. I apologize for my very bad English, but I'm very proud to have you as follower, and that's it. Thank you, thank you so much. Merci beaucoup. Ilste, mi sa che forse il terreno l'ho lavorato meglio dell'altra volta, lo sai? Perché l'ultima volta che ho raccolto semi di soia ho lasciato dei baffetti di erbacce e mo stranamente il lavoro è venuto molto meglio. Scarichiamo questo. Ah, me l'hanno aggiornato, ottimo. Allora chiedo scusa agli sviluppatori, mi sono accorto soltanto adesso che nell'aggiornamento del Turbo Star, ecco, sono state inserite anche le luci all'interno della cabina. So I apologize with the modder. I saw now, just now, that the cab is lighted as the other Turbo Star. Scusatemi, la faccia mi sotto per gusto. Vedi, Ilste, ogni tanto si fanno anche le gaffe in live. Questo accade quando uno è troppo preso dalle cose che fa e non osserva in maniera corretta. That's why I was very concentrated by the work and I wasn't looking at the new performance in the Turbo Star. I used it with the trailer. It was lighted inside too. Ogni tanto bisogna controllare lo stato dello streaming e allora mi scordo di osservare bene le cose. When I look at the streaming state, sometimes I forget other things. That's why a streamer, when works alone, it works 2 times or 3 times. In once. Streamer like me, little streamer, are broadcaster, are are worker on the program. And I have to say and think what to say, what to do. But I am very proud to have people very polite here in the channel. Eh sì, ho due cani, sono due meticci. Uno è una razza medio grande, un'altra è una razza medio piccola. Anche a te piacciono i cani? Ah, pure tu mi dice. I cani sono come i figli, diciamo così, e nel senso che necessitano non solo di mangiare, ma necessitano, al di là delle cure sanitarie, ecco, hanno bisogno pure un po' di essere coccolati. Infatti quello là che è un po' più grandicello, un po' geloso del di quello più piccolino di stazza, perché poi essendo l'altro più piccolino di stazza noi un po' tutti quanti lo coccoliamo e lui è un gelosone. Però ovviamente anche a lui vanno le coccole, solo che lui quando vede che è un po' schivo, quando vede che noi vogliamo coccolarlo, non sempre è disposto a fare il fringuellone. Essendo anche lui quello un po' più anziano, più grande, quindi c'ha un po' quel comportamento da più saggio, va. Però poi lui quando giochiamo con lui è uno spasso. Ah, Turbo Star. Già finito. Allora spegniamo e nel frattempo andiamo avanti. Perfetto, il Turbo Star è pieno, allora metto un attimo, no, l'operaio, come non detto, lo devo mettere nell'altro verso. Vabbè, al prossimo giro prendo il Turbo Star, quello da 380 cavalli con il rimorchio. E ci risiamo. Allora, scusate, ma ogni tanto qua devo fare cam, no cam, cam, no cam. Tozzi fan. Dai la cera, togli la cera. Daniel San. Già con 880.000 euro. Si sta bene. Fa vedere un po' il prezzo della soia, semi di soia. Per il momento no, ho recuperato. Pensa che tutta la soia che ho nel silos erano su una bellezza di 4 raccolte di questo campo. Ho seminato 4 volte la colza, però l'ho fatta anche in offline, e poi abbiamo un po' di avena per i cavalli, queste cose qua. Bisogna essere un po' previdenti, e mi hanno pagato veramente benissimo. planted 3 times soybean and the content in the silos is a lot of work, but I reached the 5,100 dollars, so this is a good goal. Lo senti com'è silenzioso questo motore? Ilste, ecco perché ho deciso di prendere una mod con il motore elettrico, proprio perché all'inizio su questa mappa le lunghe sessioni di gioco e le live arrivavo a un certo punto che sentivo il motore della trebbia, motore a combustione, anche quando non la utilizzavo. So I was explaining to my friend Ilste 05 why I chose an electrical cutter. That's why after a very long session in game and online, the harvester, sorry, because when you do a long session of gameplay or live streaming, you will hear the engine, the standard engine in your ears and in your mind. So that's why I chose to use this one, this electrical one. Allora, ritirare il tremano che non mi serve più, lo disattiviamo così non ci escono ogni tanto gli avvisi, il treno è disponibile. E poi al termine della live, come ogni domenica, portiamo a fare un po' di allenamento ai cavalli prima di chiudere la live. So before ending the live stream we will do our horse training, our weekly horse training. If you are watching this video on YouTube, every Tuesday you will find this video on it. Il video è disponibile su YouTube tutti i martedì. Ovviamente nei link in descrizione troverete i link delle mod che ho utilizzato in questa sessione di gioco e troverete anche un link per acquistare Farming Simulator 19 scontato. So in the link of the description you will find all the links of the mod I used in this live session, and you will find my social media link as well. And so let's go on, continuiamo. Pensate che io questo gioco l'ho acquistato poco dopo che è uscito, dopo mi sembra 3 settimane, un mese dopo che è uscito, quindi l'ho acquistato nel periodo in cui è uscito e non so se è 1 anno e mezzo, 2 anni, comunque ci ho giocato più di 3500 ore. I played to this game at least 3,500 hours. I bought this game 3 or 4 weeks after the launch. Vacanza non credo, prenderò forse un 3-4 giorni di stop, poi è tutto da vedere. Diciamo che per la fine di agosto mi fermo per qualche giorno. E tu vai in vacanza? O diciamo fai il time out tattico per dirlo un po' più soft. I will have a stop last week of August. I will have a stop. Stop. Bella l'Austria. Vienna. Ti fai, insomma, vai in una zona più fresca. Dovrebbe essere meno calda l'Austria. Se fosse stata l'Australia allora là sarebbe stata veramente molto dura, perché lì a quanto pare fa caldino. È uno spettacolo questo Turbo Star. Palermo. Un saluto a tutti gli amici palermitani e siciliani. Sicilia bella, Sicilia bella. Ecco qua. Giusto, salutiamo tutti quelli che ci stanno guardando, gli amici veneti ovviamente, li saluto tutti gli italiani, come direbbe Totò, italiani, un grande saluto a tutti quanti, a tutti quelli che stanno guardando la live e a tutti coloro che stanno guardando questo video. I want to say hello to everyone, to you that are watching this video live and you that you are watching this video on YouTube. Thank you, grazie. Come dicono in Friuli, mandi, e in Veneto come si dice ciao? C'è un modo di dire, come un po' come i friulani, oppure si dice ciao normalmente? Ad esempio a Napoli, sì, ad esempio a Napoli quando uno si saluta può dire pure state buona, stammi bene, ed è un saluto in cui include una grande fortuna, insomma, e quindi vediamo un po' il detto veneto, vediamo se sono capace di leggerlo. Chiedo anticipatamente scusa agli amici veneti. Sposare foglie e blattere nose, tendere tose, seo che tempo perso. Seo, giusto? È quella parola lì, soeo. Mi sembra molto allora, spasare e foe. Sposare straniere? Sposare di fuori e battere. Nose il naso, tendere e tose. Mi arrendo. Ciao Fairbus, buonasera e ben ritrovato. Ilste, ecco l'amico Fernbus di cui ti ho parlato prima, il grande amico toscano insieme a Barba Bianca. Spazzare le foglie, battere noci, tenere d'occhio. Le ragazze è solo tempo perso. Ah! La saggezza popolare. Bello questo proverbio. Sei a riposo stasera, ma se non mi sbaglio lo stream l'hai fatto stamattina, se non ricordo male, dovevi fare la maratona, ma mi sa che forse sono passato da te a salutarti, lo sai, mi sono dimenticato stamattina, mamma mia, ti chiedo scusa se non sono riuscito a passare stamattina, perché nel frattempo che mi sono un po' organizzato il da farsi qua. Ah, che tipo di problema? Ti frizzava il video o altro? Perdita di fotogrammi? Fammi sapere che magari ti do una mano per quel poco che conosco, insomma, se ho fatto esperienza. Ah, hai provato a vedere se è stato rilasciato un nuovo sistema operativo là, una versione aggiornata del sistema? Ah, ok. Ma quindi tu streami direttamente dalla console, se ho capito. Se ho capito bene. Ah, ecco. Caspita. Ma che tipo di problema ti ha dato il PC? Così magari se ti capita un'altra volta, è una cosa che puoi fare pure tu. Ah, ho capito, Ilste. Evidentemente sono quei detti, diciamo così, molto particolari, e appunto li ho definiti proverbi più che detti. Se accendessi spegneva da sola. Non è che stai incastrato il tasto dell'accensione? Hai provato a vedere quello, se si era bloccato il tasto? Quello lì mi viene da pensare. Anche se a me non è mai capitata sta cosa, però almeno se dovesse capitarmi o qualcosa del genere, magari. Questi sono tempi duri, Fairbus, perché qua il materiale informatico è difficile da reperire, e non solo, se lo trovi a prezzi esorbitanti. Quindi è un periodaccio, come nel 2012. Qua più o meno ogni 10 anni risalta di nuovo, viene di nuovo di moda il mining, e come nel 2012 l'hardware, o gli hardware in generale, erano veramente difficili da reperire, con prezzi assurdi. Manco la RAM si trovava nel 2012 di questi periodi. Pensa che io per installare altri 8 giga di RAM sul sistema ho dovuto aspettare marzo del 2013. E poi sono riuscito ad aggiungere l'ultimo banchetto di RAM. Mi auguro che sia qualcosa di poco conto, insomma, una cosa di poco conto pure per te. Vabbè, ma devi investi sulle cose che ti servono principalmente nella vita reale. Poi se avanza, se ti riesce, allora fai qualcosa, diciamo così, per le cose un po' meno importanti, più superflue. Ma io ti consiglio comunque, a prescindere, di fare le cose per bene. E allora se non ci riesci con le spese, lascia stare. Aspetta che magari hai le disponibilità economiche giuste, te le fai tranquillamente quello che devi fare. Posticipi, però alla fine poi fai comunque quello che devi fare, ma lo fai in maniera anche più rilassata. Caspita. È incredibile. Ma c'è qualcuno... Vabbè, queste sono cose più delicate, quindi... Però vedi, diciamo così, se puoi... capire di che cosa si tratta, eventualmente fare una segnalazione alle autorità competenti. Comunque, ritornando a Farming, non so se Fernbus tu hai visto un po' il teaser o lo spoiler che hanno fatto. Spoiler, la presentazione con un piccolo gameplay di Farming 22 almeno l'unica cosa che al momento sono riuscito a vedere ed è stata lampante è la texture del raccolto. Adesso ad esempio qua vedi, allora mi fermo un attimo, qui vedi la texture è così, invece da quello che sono riuscito ad intravedere dal video del produttore, che ho notato che si avvicina molto di più a quella che è la realtà, quindi per come è fatto realmente. E questa cosa già gioca un punto a favore. Poi ovviamente devo giocarci almeno una ventina di ore per poter farmi una certa idea e cercare di dare una prima impressione, perché non sono il tipo che gioca 10 minuti e poi come dire, dà dei pareri, a meno che, come mi è capitato in passato con dei giochi che non erano particolarmente giocabili, allora lì dopo 90 minuti che ci ho giocato ci ho rinunciato. Però detto questo, bisogna attendere. Non parlo mai, io penso, se non conosco, quindi quando avrò sotto mano il gioco e l'avrò iniziato ad osservare con attenzione, quindi ci avrò rodato per un bel po', allora potrò dire questo è uguale oppure questo è diverso. Però così visto da un video non ho idea, come si dice dalle mie parti, n'agidea. Come si dice in Veneto? Non ho idea. Ilste, tu ci sei ancora o sei sparito? Fernbus, non so se te l'ho detto, comunque c'è anche l'amico Ilste. Ilste 05. È dura, perché poi... quando ti appassiona un gioco poi tu sei tentato di acquistarlo subito, però ha un certo costo, sicuramente varrà fino all'ultimo centesimo, però è da capire un po' what's new, come dicono gli amici che parlano l'inglese. We will talking about Farming 22. I was saying that I cannot judge a game or like that if I not play for at least 20 hours. Only one time I played to a game for only 1 hour and a half. Then I leave not positive feedback, was not playable on my way. Però farming è una bella scommessa, perché poi tra l'altro scommessa nel senso che insomma stanno quanto pare implementando altre funzioni, altre cose, quindi è una bella cosa, una bella cosa. L'orso quanto lo pagano? Vediamo un po'. Mi venderei una piccola parte. No, non mi conviene. Una cosa che poi ho sentito durante la live di Miticaccio, che saluto, diceva che ha fatto un'osservazione e che la lama come questa qui sarà in qualche modo autolivellante, o meglio si adatterà meglio all'andamento del terreno. Questa è un'altra cosa buona. Mi auguro che abbiano inserito appunto le trebbie autolivellanti, perché esistono nella realtà. Io ne ho trovato pure alcune, ma non sul mod DAB ufficiale. Le ho provate ed era tutta un'altra storia. Forse dovrei averla nelle mod ancora installate. Ho trovato una Fiat Agri e poi una John Deere, ma allora vi faccio vedere. Allora vediamo un po' se ce l'ho ancora. Eccola qua, questa qui è autolivellante, questa qui è autolivellante, la 560. L'ho trovato su un sito internet che adesso mi sfugge il nome, dove ci sono diverse mod, fra cui anche dei vecchi trattori della Goldoni, quelli lì frutteto, quelli lì piccolini. È fatto veramente bene. So I was talking with the other friend, and I was saying that I hope that we will find self-leveling weight and cutters. I hope, because that will make the difference. Ok, andiamo a scaricare. Aspetta un attimo l'operaio. Andiamo a scaricare i camion nel frattempo. Recuperiamo un po' di tempo qua nel frattempo. Vediamo se riusciamo a svuotare. Ah no, quello dovrebbe essere l'80%. Ai ai ai. Ok, qui si può ancora scaricare. Perfetto. Let's go. Andiamo a scaricare. Pom 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 pom. Andiamo a scaricare. Col Turbo Star in tangenziale andiamo a scaricare. Frattempo che io scarico il rimorchio, questo qui, prendo il Turbo Star e mi preparo a scaricare la trebbia. Ai ai ai. Beh, giustamente apre il tubo, il tuborg, e noi scarichiamo. tranquillo Ilste, non ci sono problemi, tanto quando ci sei batti un colpo, quando non ci sei batti le nocche delle dita sulla porta. Ah, tranquillo, non ti preoccupare, quando c'hai tempo passi, quando non c'è tempo non ci sono problemi, anzi come dicono a Napoli, problemi. È una lunga sessione di gioco qua e quindi ci sta pure. Checkup ha appena iniziato a seguire il canale, grazie per il follow. Grazie mille Checkup, benvenuto nel canale. Thank you to follow Checkup TV. Welcome to our channel, into your channel, welcome to the stream. Thank you. Do you play to Farming Simulator 22? This is an electrical engine, yeah. Harvester electric, full compatible with the DLC Alpine and column recharge. You take my self-control. When the night has come and the land is dark, and the moon is the only light I will see. Yuppie-doom! And now you are officially welcome Sica TV. Welcome, welcome, welcome. Where are you from? I am Neapolitan, 2 kilometers from Napoli, South Italy. This mod is by Laser, the harvester and the blade. Ok Ilste, grazie per essere passati in live e per avermi tenuto compagnia per tutte queste ore qua, per tutti questi preziosi minuti, e grazie per avermi dato l'onore di averti in live. Quando vuoi torna, sta casa aspetta a te come si dice dalle mie parti. Buona continuazione, buona cena e poi ci si ribecca. Thank you. Please stay till the live stream ends, because we will do our horse training like every Sunday in live before ending the live stream. The small marathon of the Sunday evening. Lasciamo l'operaio e andiamo a prendere il mezzo. Oppala. Jump, pam, 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 para, ta, ta, pum, pero, pero, pam. Relax. The real soft gaming is only by DAB Logistica. Il vero ed inimitabile soft gaming è solo di DAB Logistica, a cura di DAB Logistica, sul canale di DAB Logistica. Tico taco. I tried 3 wheels. Lapping. cartella Piaggio. This is an electrical combine or combine. Siamo quasi, manca ancora un pochettino e poi appena farà mattina andremo un po' a vedere i nostri animali come stanno. We are yet finishing harvesting, so after when the light of morning will come, we will go in farm and see if our animals need of something, and we will do as well the same, going at the stable and to making entrainment to the horses. This is very important when you do the training, the daily training to the horses. They will reach health status better every day, so more entertainment. You must reach the 100%. Here there is. This is the percentage, must reach the 100%. And every time you make a moving the horse, this progressive bar will go ahead, earning valor evaluation will growing up the evaluation of the horses, and when we will sell them, we will gain for each one horse 50,000 euros. And that's the part I like. After a mini marathon, the mini marathon of the Sunday evening here on Twitch. If you have a YouTube account, you can reach my YouTube channel DAB Logistica, and please leave a follow under my video, leave a comment, and you will find in the description you will find the links for my social media links, and you will find the link where you can buy Farming Simulator 19 discounted. Per gli amici che guardano, gli amici che stanno guardando su YouTube questo video, come ogni domenica al termine della maratona andremo a fare l'allenamento giornaliero ai cavalli per far sì che possano migliorare in fatto di prestanza fisica, aumenteranno di valore, e quindi dopo questa nostra consueta maratona, mini maratona della domenica pomeriggio, andremo a fare la cavalcata finale, e poi troverete il video ogni martedì su YouTube troverete il video della live di Twitch. You will find every Thursday on YouTube you will find the video about the live stream on Twitch, and every night you will watch the replica of all my week videos on Twitch. So take a jump inside in my Twitch channel, and if you want, please follow. La capacità di questa trebbia, se fosse stata americana, sarebbe stata quasi il doppio. The capacity of this harvesting machine, if was an American version, US version, the capacity of the reservoir maybe was the double of this. But we don't worry, because we have the Turbo Star. Ci abbiamo il Turbo Star. Oh yeah. Bum, bum, bum. It's too late to apologize. It's too late. Patrizia, oh, 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 Patrizia, oh, 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 Patrizia, tu. It's a living imagination. Na 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 na. Need explanation. Na 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 na. I don't know. Na na na. Na na na, we are. You want to make the song, you want to make the song, make the song. You gotta make me like you. Make the song, make me song. You wanna make me song. You wanna make the gay lucky. You wanna make the gay lucky. Porto tre rotte, I porto tre rotte. O tre rotte a Piaggio, o tre rotte, o tre rotte, o tre rotte. The Throw Is by Piaggio. È schierata una giornata, another day has come. Na 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 na. You are not alone. A driver, three wheel. Ho tre rotte a Piaggio, ma scegli quanta mattina. Ecco che valori 4 e 10. Finalmente abbiamo completato il lavoro. Finally our job is done. Già. Salta. Adesso andiamo a lavare i veicoli. Now we go washing the vehicle. Then we put them in their box. Semi di soia 32.000. If you are only watching the live stream in this moment or watching this part of this video on YouTube, I earned at least 500,000 euros selling at least 160,000 liters of soya's bean. I had harvested the three big field, 40, 50, 14, 15 and 16. Sorry for my bad pronunciation. So now I can fix my Turbo Star. This is one of the part of the mini marathon that I like. This is one of the most relaxing moments. Because when I work on the field, I try to do my best. And I am very concentrated. 2 times. 1 time. And sorry, 3 times. The first part is pay attention at what I do during my gameplay. The second is take always a cup an eye to live streaming status. If something is going wrong or not. And the third and the last part is taking an eye on chat. If anyone is typing and trying to give answer when they type something. Dicevo che quando si fa una live si fatica il triplo. La prima è prestare attenzione a ciò che si sta facendo durante il gioco. La seconda è la parte tecnica, assicurarsi che lo status della live stia andando bene e che non ci siano inconvenienti tecnici. E la terza e ultima è quella di seguire la chat e cercare di essere quanto più reattivi possibile nel rispondere alle domande, nei limiti ovviamente, alle domande che vengono poste durante la live. Perfetto, mettiamo a caricare. Allora io direi di mettermi un po' più avanti, andiamo un po', no, più indietro così, ok. This is the electrical column that you will find here in the LC Alpine, and you will recharge battery to the harvesting machine here. That you can find not in the official modab. There is another modab that if you are watching this video YouTube, you will find the index in the link in the description, and you will find this information as well. Watching the information of this video on Twitch, you will find everything you need in the link in the description. After washing our machinery, we will go to see what about our friends, our pet. They are horses and cow. Fantastico, E quindi io quasi quasi metto l'aratro lì. I will put the plow here because it is 10 meters long. I will try to put this airbag machine here. Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole. Sei chiara come un'alba, sei fresca come l'aria, diventi rossa se qualcuno ti guarda e sei fantastica quando sei assorta nei tuoi problemi, nei tuoi pensieri. Ma adesso facciamo la nostra cavalcata. Giornaliera. Now we have to have our journey daily. Entrainment. You will find here the state of progress when it arrives at 100%. It's okay, you have only to remember to clean. You have to clean the horse before leaving it inside the ranch, inside the stable, inside the barn. Sorry for my bad English. andiamo in farm, così andiamo a controllare anche come stanno le mucche. We will go by horse, we will go in the farm to see how the cows are, if they are in good health or not, or if they need anything, something. Vai un poco sull'erba, dai, così. Salta, jump, pam, 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 pam. Mamma mia, mamma mia. Here we go again, mamma. Esiste. What a mess, che monnezza. Oh la la. Il y a beaucoup de monnezza. Oh. Ok. Forse hanno bisogno di paglia. Beh, quanto hanno bevuto. Andiamo un po'. Allora, pulizia ci sta. Frazione vista. Diamone un altro poco. Se mi sbaglio l'azione mista dovrei averne messa un bel po' qui e messi lo qua. No. Insilato sì, ma non razione mista. La luce, aspetta un momento che noi ce ne andiamo. Cavalluccio, dobbiamo stare vicino vicino. È arrivata la pappa. Adesso prendiamo un po' di paglia e la andiamo a preparare il pavimento della stalla per produrre. Circa 40.000 litri, ok, va bene così. Andiamo a posare il carro miscelatore che ho utilizzato per dare la paglia sul pavimento della stalla. L'acqua, checklist, acqua, water, food, ok. So let's go home. Non voglio andare bene. Ok, l'abbiamo pulito. Clean now. Let's go with the second horse. A horse with no name. Vai, galoppa, così, brava, nice, good girl. Brava. Good girl. Nice job. Brava. Piccolo salto. Last jump. Grazie a tutti per essere stati qui in questa maratona, mini maratona domenicale. La live termina qui. Vi ricordo che la live di Farming Simulator 22 è disponibile il martedì. Per voi che state guardando i video da YouTube, nella descrizione troverete i link delle mod che ho utilizzato e i link dei miei canali social e il link dove poter acquistare Farming scontato. So thank you for watching this video. You will find this video on YouTube every Tuesday. If you are watching this video on YouTube, below you will find in description, you will find links about my social media, the mod I used in this series. And a link where you can buy Farming Simulator 19 discounted. So thank you for watching. Grazie mille per essere stati con me and stato buona. Ciao.